8.45 perfetto orario. Più o meno, tardissimo, colpa mia. No. Quindi, 8.45, località L'Aquila di Giaveno, non L'Aquila in centro Italia. E niente. Con Mirko. Sì. Pronti per... Il piccolo badino, seguitemi su Instagram. pronti per fare un'escursione come prova. Saliremo all'Aquila, poi cercheremo di fare il traverso verso Fontanamura. Ottime condizioni meteo. Sì. Mirko, abbigliamento tecnico giusto. Io vestito da mia medaille. Non ero pronto. Scarpe da ginnastica. Scarpe da ginnastica perché ho preso gli scarponi ma ho preso due destri. E quindi... Ha provato ma... Era un po' forse scomodo. Era meglio di no. Era scomodo con due destri. Adesso stacco perché sto già morendo. Ciao. Quindi laggiù c'è Torino, dietro di noi c'è L'Aquila, poi partiamo in ordine. Quello laggiù è? Beh, quello laggiù è Musinè. Poi questo qua davanti è Colle Braida. E sopra dovrebbe là dietro c'è Colle Lis, ovviamente. Poi qua continui e c'è quel pratone laggiù che adesso non so se lo sto inquadrando bene. Dovrebbe essere più o meno lì. Con laggiù è il pratone di Collebione, Collebione subito dietro. Esatto. Poi continui su di là, Pian dell'Orso, dove rimane? Una delle creste laggiù. Là sotto dovrebbe esserci il colletto del forno. Quello sì, quello lì dietro, il colletto del forno. Il forno di dietro, forse non si vede. Di sotto. Poi là c'è il Rocciminone. Poi sì, quello là dietro. In teoria quel massiccio laggiù dietro bianco. Laggiù no, alto, piccolino. Il massiccio laggiù è? In fondo dovrebbe essere il massiccio del Monte Rosa. Monte Rosa, ah, Cervino rimane dietro. Dovrebbe essere. Da qua. Cervino è un pochino più dietro. Ok. E noi invece andiamo di là. Questo qua, da qualche parte c'è Col del Vento, dovrebbe essere là dietro. Qua c'è il Cristalliera, che penso che sia la cima più alta su di là. E noi andiamo di là, che si chiama? Colle della Russa. Colle della Russa. E poi andiamo a... Fontanamura. Bella. Eccoci qua, in punta alla croce dell'Aquila. Giornata stupenda. Un po' più neve del previsto. Non vi facciamo più la carrellata delle montagne perché l'abbiamo già fatta e andiamo a Fontanamura, dove la fontana non c'è. Cheese! Non sono mai stato un grande camminatore. Le montagne le ho sempre girate in bici. Grazie a Stefano per il prestito, non so se lo sa. Lo sa. Se arrivo a casa vivo è solo grazie a te. Bella. Poi comunque stavamo commentando che è vero che c'ho il rampone stra mega tecnico, però va a finire che pianto il rampone nel ghiaccio, mi si sfila la scarpa da ginnastica e io finisco giù per la montagna a scalzo. La bomba! Siamo partiti da là, partiti nostra. Abbiamo iniziato a fare la cresta da là e arriviamo di qua, vediamo se mamma arrabbatto per terra. Penultima delle cime, magari avranno anche dei nomi. Bassa? No, è la prima qua alta, no, secondo me. Il taglio che volevo fare io è di dietro. Però è parecchio esposto da fare in bici. Ma metti il caschetto Red Bull.
Lo fai, sì. No. Però devo finire il corso di parapendio, forse. Sei in omaggio che ha scritto la bici. Qual è tracciato? Salve, arrivate. Ci allora, vedono. Guarda, noi vediamo rifugio. Girati. Allora, inverso, tu dove sei il rifugio? Ok, al dormitorio. A noi piacciono le cose semplici. Questa è sempre della serie, avevi ragione Ricky. Poi quella cantina. Senti che arietta fresca. Sicuramente il video è finito. Sempre. Dici? Allora, siamo ancora vivi, siamo passati da lì, non mi chiedete come ho fatto a salire perché ero veramente in momenti di panico, uno dei motivi per cui non farò mai sci alpinismo. Comunque siamo venuti su da lì e adesso corriamo fino a Fontanamura da Colle della Russa. Stanchezza. Allora Teo, com'è questa avventura? Prima volta a camminare con me in montagna ed è anche l'ultima. Neanche l'ultima, avevi ragione. Ah, Fontanamura. Prima abbiamo palesemente detto una cazzata perché Fontanamura è là, ma la fontana c'è davvero. Quindi refill di acqua e 5 minuti siamo arrivati con solo un'ora e mezza di ritardo. C'era, noi eravamo quasi massimo dall'altra parte, c'era la crosta, la valle croce, tu eri dall'altra parte. Che ore sono? 8:45. 8:45, perfetto orario per i primi. Porco demonio. Rifacciamo. Ieri sera la buia. Piazzale dell'Aquila. Intanto qualcuno ci fa visita. Ci mettiamo gli scarponi. C'era qualcosa di strano. Sono due destri. Il mio destro è quello di mio padre. Però mio padre aveva preso due sinistri per andare a caccia. Da quale pianeta arrivi? Cioè, vuoi salire in macchina? Se aspetti qua a pranzo accendo il fuoco. Siamo sulla cresta. Con due Teo finisce giù in montagna. Va male.